Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo alla stazione di Pietra Ligure perché sto per prendere il treno per andare a Spotorno. Avevo detto che usciva un video riguardo alla cittadina di Spotorno ed eccola qua. Per chi non lo sapesse, Spotorno è stata la mia meta delle ferie estive per tantissimi anni, quasi 20 anni, e dopo 20 anni voglio ritornarci a vedere che cosa è cambiato, che cosa è rimasto di quella cittadina, quel paese dove facevo le ferie. E sarà anche come un po' la mia seconda casa, perché so esattamente ogni millimetro, ogni centimetro di quel paese, i posti dove andare. In effetti faremo un mega tour, vi metterò magari qualche curiosità durante il video. Andremo a vedere questo paese, i miei ricordi, vi racconterò un po' di che cosa facevo ai tempi, oltre che fare le mie vacanze lì, perché ci sono alcuni posti davvero davvero molto interessanti. Tra poco arriva il mio treno, quindi lo aspetto e ci vediamo appena sono sceso dal treno. Io sono appena sceso dal treno, ragazzi, benvenuti a Spotorno. Spotorno, provincia di Savona. Perché ho deciso di fare questo vlog in questo paese? Perché io qua ci ho fatto per 20 anni le vacanze, quindi ritornare un po' alle origini. Spotorno per me è come se fosse una seconda casa, lo sarà sempre. Per me, diciamo, seconda residenza marina. Qui avevo una casa al mare, in affitto, ora non ce l'ho più. Però dopo 20 anni mi sembrava doveroso venire a vedere un po' come è rimasto e come è cambiato il paese. Quindi venite con me in questo tour di Spotorno. Questo che guardate si chiama Pimpi Bar. Qui è dove prendevo i panini, dove facevo colazione a volte. Però sono contento che è rimasto. A primo impatto, ragazzi, dopo 20 anni, vedo che qualche negozio, qualche struttura e qualche hotel è stato chiuso. Ragazzi, voi non potete capire l'emozione per me essere qua dopo 20 anni. Prima, ragazzi, di entrare nel paese vero e proprio che è là dentro, vi porto con me a vedere un punto panoramico molto suggestivo che andavo spesso. È un grande terrazzone qui dietro, è un grande terrazzone dove dopo cena si andava a fare una passeggiata, si andava a mangiare il gelato, se non sbaglio, in una gelateria che si chiamava Red House o Road House, se non mi ricordo, vediamo se esiste ancora. La vedo da là in fondo, Red House esiste ancora. Dopo più di 20 anni esiste ancora quella gelateria che mi ricordo faceva dei gelati veramente, veramente buoni. Allora, adesso noi dobbiamo attraversare di qua.
Hotel Tirreno, sempre, eccola qua, terrazza panoramica, che hanno rifatto e non era così prima, non era così colorata, era un po' più spartana. Mi ricordo che qua c'erano delle aiuole illuminate, però è bello che l'abbiano risistemata perché era un po' decadente, e sono veramente contento, ragazzi. In questo video continuo a dire sono veramente contento, non posso farci nulla, ragazzi. Spotorno per tutta la vita. Poi vi porterò anche a vedere dove avevo la casa, perché di quel che so la casa è stata buttata giù. Là che vedete è Noli. Mi sarebbe piaciuto fare un vlog anche per la cittadina di Noli, che è proprio un bel borgo medievale, ma purtroppo non ho l'occasione per andarci. Comunque, ragazzi, vi prometto che ci farò un video, perché ho intenzione, se le finanze lo permettono, di venire a farci un giro anche questo inverno. Quella che vedete là in fondo è l'isola di Bergeggi. Vediamo se mi sposto, almeno vediamo di farvela vedere meglio, anche se ho intenzione di andare molto vicino all'isola di Bergeggi. Ok, questa è l'isola di Bergeggi, io la casa l'avevo più o meno qua. Se riesco a fare tutta la costa, ragazzi, arriviamo fino alla punta e vi faccio vedere da vicino la bellezza di quest'isola. Ok, adesso vi faccio vedere il vero centro di Spotorno. Devo dire che oggi il cielo è un po' nuvoloso, però si sta abbastanza bene. Quindi andiamo a goderci il centro di Spotorno. Di qua, ragazzi, andiamo nel centro di Spotorno. Spero che questo video faccia piacere anche ai miei, anzi lo voglio dedicare a loro, perché è con loro che ho passato 20 anni qua, e grazie a loro che mi hanno portato al mare. Questo, ragazzi, sarà un mega vlog, non so quanto durerà, ma lo voglio far durare più tanto possibile, perché adoro questo posto. I mitici Krapfen di Cesare, che tutti i giorni sulla spiaggia urlavano Krapfen e vendevano Krapfen sulla spiaggia,
sono emozionato tantissimo, ragazzi, voi non potete capirlo. E ancora tutte le bancarelle, tutti i negozi, quelli di gastronomia. Diciamo che alcuni negozi me li ricordavo diversi, però dopo 20 anni non posso ricordare tutto. Come qua, qua nell'angolo c'era un negozio che vendeva focaccia e dolci, e adesso è diventato un negozio di bigiotteria. Ah, qui c'era il cinema all'aperto, vedete, cinema Ariston, non ho mai avuto l'occasione di andarci, il cinema all'aperto, c'è ancora ma l'hanno chiuso, qui è rimasto ancora l'agenzia Lino. Qui vedete tutti i vicoli piccolini, molto 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 belli. Vietta. Qui c'era il negozio di quello delle bombole tra virgolette, perché quando avevo la casa il gas lo usavamo con le bombole, e in quel negozio c'era il signore delle bombole. In 20 anni è cambiato tanta roba. Buongiorno. Alma, non ti preoccupare.
delle tante gelaterie. Qua in zona c'è la focacceria, spero che ci sia ancora la focacceria, che fa focacce, cioè da orgasmo, scusatemi il termine. Mi sa, ragazzi, che la focacceria era questa e non c'è più. Peccato, peccato davvero. Sono sempre i negozi migliori quelli che chiudono, eh. Questo, ragazzi, si chiama il Buon Gustaio, è il miglior negozio più fornito che c'è di Spotorno se dovete fare qualche regalino, un bel pesto, olive, al pane dei pescatori, cioè venite qua. Devo dire che è una bella emozione. Vedete, vicoli stretti, la particolarità di queste piuzze, di questi paesi dei pescatori. Comunque si respira tutta un'altra storia, c'è tutta un'altra aria, niente a che vedere con l'aria che abbiamo noi a Milano. Allora, ragazzi, adesso vi porto con me dove avevo la casa al mare. Faremo una bella passeggiata, non interromperò nulla, nel senso non farò tagli, perché voglio che godiate appieno anche voi questa passeggiata. E mentre facciamo questa passeggiata vi posso anche raccontare qualche curiosità su dei posti che andremo a vedere. Un tempo, ragazzi, qua passava il treno, in effetti dovremo poi percorrere una galleria del treno che poi è stata adibita a strada classica. Mio papà ci veniva con la colonia, veniva in colonia qua al mare e non mi dispiacerebbe ritornare con loro anche un solo giorno, anche se farai sicuramente le ferie a vita qua.
qui hanno fatto un sottopasso che non c'era 20 anni fa. Poi se l'hanno fatto perché questo incrocio è molto pericoloso. Supermercato che non manca mai, anche se il supermercato dove andavamo a fare la spesa con i miei è un pochettino più avanti. Là in fondo, ragazzi, intravedete già l'isola di Bergeggi, ma come vi ho detto cammineremo ancora un po' perché voglio farvela vedere da vicino. Io spero veramente che non vi annoiate per questa passeggiata, perché è un video, ripeto, che volevo fare. Non volevo fare tagli, non voglio fare tagli, e vi beccate questo lungo vlog. Anche se questo video lo potete chiamare una passeggiata a suo torno. Qui c'era una buonissima pasticceria, ma vedo che è abbandonata, è chiuso, cioè era già chiusa quando vidi per l'ultima volta Spotoro, tra virgolette, però è rimasta ancora chiusa. Sunshine Bar si chiamava. E qua c'è il supermercato dove andavamo con i miei No, ha chiuso! Non ci posso credere, ragazzi. Questo era il supermercato dove andavamo a fare sempre la spesa con i miei. Vabbè, capita. Passiamo qua sotto, anche se non si potrebbe, vabbè. Attraversiamo di qui. E là in fondo, ragazzi, si intravede già la galleria, che dovremmo farla. Ah, come si vede meglio qui, l'isola di Bergeggi. Deluso fino ad ora di Spotorno, no, va avanti, Spotorno va avanti, alcuni negozi sono stati chiusi, il supermercato Crai, visto adesso è chiuso, se la vi, ragazzi. Qui, ragazzi, c'è una specie di posto dove fanno la chiesa d'estate all'aperto, molto molto bella, che adesso ci avviciniamo e ve la fa vedere. Tanto sto facendo anche foto da mandare ai miei, perché mi hanno chiesto se potevo mandargli qualche foto carina. Ecco qua, questo è il posto dove fanno la messa. Molto bello, eh.
siamo quasi arrivati dove avevo la casa, ragazzi, e quindi tranquilli. Mare. Ok, entriamo nella galleria e usciamo dall'altra parte. Meno male che hanno cambiato le luci della galleria. Vedo che in alcuni punti hanno messo delle reti di protezione. Mi sembra anche ovvio, perché era da mettere in sicurezza questa galleria. E dicevo, questa galleria qui ci passava il treno. Quante volte ho fatto questa galleria a piedi per andare in centro, anche solo per andare a prendere il pane, e anche alla sera, cioè con i miei alla sera la macchina non... state fermi, non usavamo mai la macchina, perché il centro è vicino, qui passano le macchine ovviamente, le lasciamo passare. Dire che in questa galleria fa ben fresco, fa bel fresco. Siamo quasi all'uscita, ragazzi, siamo quasi all'uscita. Eccoci fuori, ed eccomi qui via Maremma. Via Maremma, ci sarebbero tante cose da raccontare, tantissime cose da raccontare. Siamo quasi arrivati comunque, ragazzi. Tutte le sere che ero qui a giocare a pallone, tutte le sere che ero qui a sentire il rumore del mare, le cose ne sono cambiate qui, però ripeto, per me Spotorno rimane la mia seconda casa al mare. La mitica Stella Maris, che è un istituto di suore orsoline di Somasca, Bergamo. Sono suore bergamasche, hanno un po' rimodernato la struttura. Infatti si vedeva sempre qui un via via di suore. Quando c'era ancora mia nonna, veniva qui a fare il rosario. Poi da piccolo mi ricordo le prime volte che venivo qua al mare, e qua c'era un palazzone di colonie che poi hanno buttato giù, ricorderò benissimo. L'hanno trasformato in residence mimosa, come si può vedere da lì. Hanno fatto un sottopassaggio da qua sotto, che non c'era l'ultima volta. Perfetto, perfetto. Bagni Samoa. No, non c'erano i bagni Samoa quando vidi per l'ultima volta Spotorno. Mi ricordo davanti qua la spiaggia, ma mi sa che quella era una spiaggia libera, è stata trasformata in uno stabilimento balneare. Ragazzi, io comincio a sentirmi un po' la stanchezza, mi sa che tra poco mi siedo, però prima voglio portarvi a vedere dove avevo la casa al mare. Tagliare anche di qua, .
bene, la casa che avevo, che era qua dove avevo la casa al mare, non c'è più, perché era al posto di questo villone. La mia casa era al mare, era questa. Non era questa, era qui che era. Non so cos'è rimasto del giardino. Niente. Letteralmente niente. Questa era l'Hotel Pippo. Se lo accedere da davanti, che ha chiuso anche lui. Hotel Pippo, dove una volta l'anno, proprio nel periodo dove andavo io al mare, facevano la serata danzante e non ci lasciava dormire. Eh sì, era questa la casa al mare. Però hanno fatto solo dei bei appartamenti. Magari se mi viene in mente, se trovo in giro la mia vecchia casa al mare, vi metto la foto. Hotel Pippo, questo abbandonato, chiuso. Abbandonato e chiuso. Dopo qualche minuto che mi sono un attimo riposato, bevuto qualcosina, vi porto a vedere dove andavo con i miei in spiaggia, che è di qua. Si deve fare un sottopassaggio. Si andava di qua. Facevo questa curva, odore di fritto di pesce indimenticabile, il mitico Cantinone Mare. Ingresso spiaggia libera, già, perché c'è già qualcosa e qualcosa. C'è ancora l'edicola. Ragazzi, questa era la spiaggia dove andavo con i miei. Adesso ragazzi, io voglio portarvi là, perché voglio farvi da vedere da vicino l'isola di Bergeggi. Bergeggi. Siamo quasi ragazzi, eh. L'acqua è un bellissimo verde acqua.
questa è l'isola di Bergeggi. È un'isola privata, eh. È incredibile quest'isola, avete visto? Isola di Bergeggi, perché sta nel comune di Bergeggi. È un'isola privata, quindi c'è un padrone, ma purtroppo non è visitabile. Volevo dire che oggi qua la giornata non è del migliore, perché come potete vedere c'è un po' di nuvolo, fa comunque caldo, sto ancora sudando, però si sta abbastanza bene. Io vorrei anche andare a farmi un bel bagno, se vedo se riesco a trovare un buco per mettere giù meno il salviettone. Io volevo andare anche, volevo andare nella zona, diciamo, dove mi mettevo io con la stuoia e il salviettone, che è la zona degli scogli, molto bella, perché lì con mio papà andavamo sotto l'acqua con le maschere, quindi vedevamo tutta la fauna del mare, granchi, ricci di mare, quanti ne ho presi anche sotto i piedi, meduse, che cosa, granchi, ricci di mare, meduse, stelle marine, ho visto anche a volte delle bellissime stelle marine. In questo momento sta tirando su un'aria che non mi dispiace, bello, veramente bello. Ragazzi, voglio tornare qua ancora a fare le ferie, perché è un posto che mi manca. Sono solo qua da un paio di ore e tutte quelle emozioni, quei ricordi che avevo mi si sono materializzati qua davanti ai miei occhi. Voi siete mai stati a Spotorno? Spotorno, Noli, Savona. E a proposito di Noli, mi dispiace tantissimo che non riusciamo ad andare a Noli, perché Noli è veramente, ma veramente una bella città medievale con un castello. E purtroppo non ho la possibilità di andarci oggi, mi dispiace. Come vi ho detto, io ho intenzione di tornarci questo inverno, perché credo che il mare non sia bello solo d'estate, ma sia bello in tutte le stagioni. Quindi io ci spero veramente di tornare questo inverno o questo autunno. Più facile l'autunno che l'inverno. Niente, io adesso sto qui ancora 5 minuti a fare qualche foto, a mandare i miei, poi mi cammino, diciamo, verso la, so dire, spiaggia mia degli scogli, e poi boh, non lo so, non ho neanche tanta fame oggi, sono sincero, quindi boh, mi rilasso un po' adesso. Raga, sono riuscito a trovare il posto dove facevo il bagno io, anche se oggi l'acqua è abbastanza mossa. Qua salivo, mi buttavo giù da qua ed era bellissimo. Quelli in mezzo sono tutti granchietti, però oggi è troppo mosso. Ma la sfiga mia anche, ragazzi, che ho dimenticato a casa la maschera. Se no si poteva andare a vedere qualcosa di interessante.
dovuto scendere da qua per arrivare qua. Meglio che torni in acqua perché sto cominciando ad avere caldo. Allora, sono dovuto andare via, sono stato là circa 3 ore perché l'acqua si stava alzando, si stava creando letteralmente uno tsunami che stava per allagarmi tutti i vestiti. Ho detto andiamo che è meglio. Ho un leggero languorino, devo anche andare al supermercato a prendere dell'acqua perché sto morendo di sete. E niente, poi faremo ancora qualche giretto qua, vediamo un po'. Facciamo un momento il punto della situazione, Spotorno ieri, Spotorno oggi. È cambiato Spotorno nel tempo? Sì, è cambiata molto, molto, non so se dire in meglio o in peggio, anche se direi che sia cambiata un po' in peggio, perché i negozi dove andavo sempre a fare la spesa, dove andavo a prendere i ricordini, hanno abbassato le serrande definitivamente. Non mi sarei mai aspettato che chiudesse la CRAI, che era, credo che fosse il supermercato più grande che c'è qui a Spotorno, e mi dispiace, non pensavo, ci sono stati motivi se hanno chiuso la CRAI. Però visto che hanno aperto anche altri piccoli negozietti gestiti da pakistani e cinesi che vendono i ricordini, ormai sappiamo che i negozietti cinesi, giapponesi, pakistani, indiani stanno invadendo le nostre città, le nostre piazzette. Allora, il cambio dei rifiuti che faceva un rumore strano. E se uno mi dicesse tu torneresti ancora a vivere qua sottorno, a Barra di Ferie, assolutamente sì, perché come vi ho detto io ci ho passato più di 20 anni qui, e per me è stata come la seconda casa, quindi non sminuisco e non cambierei nessun'altra località turistica marina con un altro, con Spotorno. Chissà se in futuro tornerò qua, di sicuro voglio tornarci, o da solo con qualcuno, comunque tornarci voglio tornare, questo sia ben chiaro. E niente ragazzi, adesso mi rilasso un pochettino e poi continuiamo la nostra passeggiatina, perché credo di avervi fatto vedere un po' i posti, tutto questo paesino di Spotorno, e poi più tardi prenderò il treno per ritornare in albergo. E poi ovviamente farò il video finale, perché questo è un video a parte. Quindi buon relax a me. Allora ragazzi, mi sono un po' riposato. Grazie al cielo, avevo bisogno di riposare. In effetti mi sono bevuto letteralmente un'energia di intero, perché stavo sudando di maledetto. L'estate mi piace, però il caldo non lo sopporto, quindi che vorrei integrare quello che sudo. Ho preso già dei ricordini, tra virgolette, ho preso 2 calamite per il frigorifero. In 20 anni che sono venuto qua al mare non ho mai preso le calamite per il frigo di Spotorno, quindi le ho prese. E poi ho dovuto durare un rene perché sono andato a prendere anche pesto e salsa di noci amaretti, ma di quelli buoni, in un negozio molto rinomato. E niente, adesso facciamo ancora una passeggiata qui sul lungomare, dopodiché farò ancora un giro in centro a Spotorno e poi andrò in stazione a prendere il treno per tornare a Pietra Ligure. Ok, ripeto, questa giornata qua mi è piaciuta tantissimo, voglio tornare ancora a Spotorno, magari con qualcuno stavolta. Questo non vuol dire che non mi sono divertito, anzi mi sono divertito tantissimo, che mi sono anche rilassato. Comunque mi piacerebbe venire qua a Spotorno con Oreste e Alessandra. Vi faccio uno spoiler: sabato ci sarà Alessandra con me a Pietra Ligure e nel pomeriggio veniamo qua a Spotorno. Tanto sarà già uscito il video di Alessandra a Spotorno a Pietra Ligure, quindi vi ho svelato tutto per niente. Niente,
facciamo insieme una passeggiata sul lungomare? Dai. Che ricordi, ragazzi, qui si faceva questo lungomare per andare a mangiare il gelato al Red House, quella gelateria che vi ho fatto vedere a inizio video. E qua mi ricordo che c'erano tutti i giochini elettronici dei bambini, che ci andavo anch'io, ero piccolino, e adesso hanno solo messo queste giostre, queste altalene in PVC. Cambiato tanto. Ragazzi, la prossima volta andiamo a Noli, Noli è là in fondo. Mi dispiace tantissimo, ragazzi, non portarvi a Noli, ma purtroppo non era in programma. Se fossi venuto col treno, ovviamente la prossima volta, che molto probabilmente verrò con la macchina, mi porto anche a Noli, perché Noli, ripeto, è un'altra bella cittadina di pescatori, tutto medievale, quindi molto molto bella da vedere. Quindi niente, ragazzi, mi dispiace tanto, Noli ci andremo un'altra volta, perché c'è molto 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 da vedere a Noli. C'è per esempio il castello, c'è una piazza chiamata la piazza dei pescatori, la chiesa di Sant'Anna, chiedo scusa, non so perché vi siete girati, la chiesa di Sant'Anna, dicevo, e tante altre belle cose. Prossima volta, dai, ragazzi. Gabbiano, che ci fai lassù?
Ebbene ragazzi, siamo giunti al termine di questa gita qui a Spotorno. Con la lacrimuccia mi dispiace veramente lasciare questo posto, però sono sicuro che non è un addio ma è un arrivederci presto. Mi sono divertito tantissimo, tante emozioni, alcune non ve le ho dette perché sono un po' personali, però mi hanno fatto stare bene. Ma proprio bene, 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 bene. Io veramente, ragazzi, spero veramente che vi sia piaciuto questo tour. Vi chiedo scusa se è durato tanto, ma ho voluto mettere ogni singolo secondo di questa passeggiata. Ho voluto mettere letteralmente tutto. Adesso starò qui un po' a contemplare il magnifico paesaggio di Spotorno, l'isola di Bergeggi, poi prenderò il treno e torno a casa. Io vi ringrazio fino adesso per avermi seguito. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like e ci vediamo presto sul mio canale e grazie per aver visto il video. A presto!